La trasmissione Medicina, Salute e Benessere è offerta da Convidian Italia. Medicina, Salute, Benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno e bentrovati in questo venerdì 12 luglio 2013. Oggi fa veramente, ma veramente caldo. Dice sì, perché ieri forse c'era un po' più di umidità. Mi raccomando, bevete tutto il giorno. Tanto per entrare nel vivo della nostra pagina quotidiana dedicata alla medicina, salute e benessere. Ma oggi non ci occuperemo di idratazione, ma ci occuperemo invece del nostro cuore. Non fa mai male saperne di più. Non parliamo del cuore, parliamo del cuore, quello vero, la pompa che ci tiene in vita. E per questo diamo il benvenuto qui sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma, al dottor Sandro Petrolati, direttore del Day Hospital Cardiologico del San Camillo Forlanini di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, allora, buongiorno. Abbiamo visto che anche pochi giorni fa è comparso su di un quotidiano, nell'inserto Salute, due pagine complete dedicate all'importanza dell'utilizzo dei defibrillatori. Allora, perché si parla tanto di questi arresti cardiaci così improvvisi? Ma è il nostro cuore veramente così a rischio? Ma il nostro cuore sì, potenzialmente è a rischio, sia perché la diffusione delle malattie cardiovascolari comunque rimane altissima nei paesi occidentali e perché i numeri ci dicono che questo evento, cioè la morte improvvisa, cioè la morte inaspettata per un arresto del cuore, avviene in Europa in un numero elevatissimo di 400.000 casi e in Italia sono almeno 60.000 casi all'anno, quindi sono numeri che fanno pensare che non è una questione solo di effetti sporadici, ma certo, è una questione che affrontiamo quotidianamente. O di fatalità. Ecco, e il problema è che la gestione di questo va fatta più possibile rispettando purtroppo i tempi che ci consente la natura, cioè di salvare il cervello, che è quello che soffre di più dalla mancanza di ossigeno, entro i primi 5, massimo 10 minuti. E questo diventa veramente complicato, perché i 5 minuti sono veramente poco tempo per riuscire a salvare una vita. Ecco, ma ci possono essere qualche sintomo, qualche avvisaglia? Come fa a comparire improvvisamente, ecco, questo arresto cardiaco? Allora, l'arresto cardiaco può colpire purtroppo a tutte le età. Nell'età giovanile in genere c'è sempre una malattia congenita che purtroppo spesso è un po' complessa da trovare. Sicuramente le valutazioni in tutti i praticanti dello sport devono essere sempre molto accurate, i pediatri così come i cardiologi, ma anche i medici di famiglia dovrebbero essere attenti, soprattutto se nell'ambito della famiglia è già successo in qualcuno che appartiene a quella famiglia, perché molto gioca la ereditarietà di alcune anomalie congenite. Quindi la familiarità. Però la valutazione che oggi il nostro paese obbliga di fare a tutti ci permette sicuramente di avere la possibilità di tirar fuori quei casi in cui la potenzialità di un evento così drammatico potrebbe essere più elevata. Ma nonostante tutti gli sforzi, purtroppo rimane sempre una fascia di rischio. Certo, una percentuale di rischio resta. Quello che oggi chiaro. Ci raccomandano le società scientifiche e soprattutto adesso anche la comunità europea ci dice che questo è l'anno in cui dobbiamo lanciare il messaggio che la rianimazione cardiopolmonare va cominciata da tutti. Tutti dobbiamo essere in grado di poter assistere una persona a cui il cuore si è fermato, perché già solo con due mani noi possiamo cominciare a salvare una vita umana. A fare tanto. Ecco, quindi è possibile intervenire in casi estremi, quando c'è una persona che... Come facciamo a capire che però è un attacco di cuore? Beh, soprattutto se vediamo che una persona ha perso improvvisamente conoscenza e non vediamo nessun segno di vita, soprattutto se noi vediamo che il paziente non respira e non è assolutamente cosciente a nessuno stimolo, lo chiamiamo, lo scuotiamo e vediamo che è incosciente, noi possiamo già dire alla persona che assiste: comincia a fare il massaggio cardiaco. Non c'è il rischio di fare un massaggio cardiaco sbagliato. Ecco, nel senso, non si può fare peggio. Se per caso il cuore della vittima fosse ancora battente, non corriamo rischi di creare noi un arresto cardiaco se facciamo un massaggio cardiaco, perché cercare il polso per una persona non addetta ai lavori può essere estremamente complesso, certo, e richiedere anche un tempo che può essere troppo lungo, ragioniamo sui 5-10 minuti come ho detto prima. Però adesso le linee guida internazionali, sulla base di tutta la documentazione che si è portata in questi anni, dicono:
meglio cominciare un massaggio cardiaco anche nel solo sospetto che ci sia un arresto cardiaco. Ecco, questa mi sembra poi già un'informazione. Poi le macchine che diceva lei, i defibrillatori, quelli che adesso noi cerchiamo di portare e che è obbligatorio adesso per legge avere in tutti i centri sportivi, tutti i luoghi pubblici. Ma anche nei posti di lavoro, negli uffici, nei grandi nei posti uffici. Di lavoro, nei stabilimenti balneari, per esempio l'ultimo che è stato fatto adesso qui nel Lazio, è assolutamente utile avere questa macchina, perché la macchina una volta applicata è facilissimo, perché basta seguire le indicazioni vocali, la macchina ci dice se quello ha bisogno di una scarica elettrica, quella situazione, oppure no, e ci dice continua a fare il massaggio cardiaco oppure premi il tasto per mandare lo shock elettrico. L'errore è praticamente impossibile, quindi anche una persona non estremamente poco pratica, piuttosto che trascorrere 20 minuti, che magari può essere il tempo in cui arriva un soccorso attrezzato, possiamo trovarci lontani da anche il traffico di una città spesso impone dei tempi di percorrenza lunghi per le ambulanze, facciamo in tempo a tenerlo sufficientemente in vita perché poi un soccorso adeguato gli dia la possibilità di recupero. Certo, beh, questa mi sembra un'ottima informazione da avere, ma com'è possibile però imparare queste tecniche anche basilari? Noi come società scientifica, a cui appartengo anch'io, che ci occupiamo di rianimazione cardiopulmonare da più di 20 anni, facciamo un'opera molto capillare di insegnamento, andiamo anche nelle scuole, certo ci vorrebbe una politica dell'istruzione sanitaria che imponesse una regola che in cui già nell'età scolare, così come fanno nazioni come la Gran Bretagna o altre nazioni, dove già ai ragazzi insegnano le manovre di rianimazione cardiopulmonare adeguate ovviamente all'età. Quindi ci sta dicendo che da noi è a discrezione del direttore scolastico? Ancora purtroppo sì, sono iniziative che nascono molto spontanee, ma ancora non c'è una politica. Si sta cominciando a entrare, alcuni provveditorati stanno cominciando a entrare nell'ottica di intanto dotare le stesse scuole del defibrillatore, che è importante, certo. Perché abbiamo avuto purtroppo ragazzi che hanno avuto arresto cardiaco a scuola durante l'attività sportiva banale, normale. E in più insegnare ai ragazzi e agli insegnanti stessi come si fanno le manovre. Noi in genere partiamo dagli insegnanti e poi ma poi anche i bidelli, i custodi, che forse sono coloro che passano più tempo a contatto con i ragazzi, che sono sicuri, insomma, che stanno lì tutto quanto il giorno, quindi forse sarebbe addirittura meglio avere sempre un custode, assolutamente, no? Sì, avere la macchina, ma soprattutto avere le proprie persone che sanno la sappiano quando usare. Si può intervenire, che cosa bisogna fare. Ecco. Sono corsi che durano 4-5 ore e danno una sufficiente preparazione per poter essere di aiuto in queste condizioni, alzano sicuramente il livello di attenzione dovunque siamo stati. Poi le persone comunque si sono mantenute attive, hanno chiesto di rifare i corsi a distanza, si preoccupano che la macchina per il defibrillatore funzioni, che sia efficiente, si crea una cultura dell'emergenza che poi si diffonde per fortuna in maniera molto buona, e quindi dobbiamo insistere adesso. È il momento buono, questo è l'anno in cui all'Europa l'ha dedicato alla prevenzione dell'arresto cardiaco e al trattamento. A ottobre ci sarà una giornata internazionale che da noi si chiamerà Viva e vedrà in tantissimi punti delle manifestazioni che saranno fatte per diffondere questa cultura, insegnare nei luoghi pubblici, e stiamo organizzando parecchie manifestazioni in tutta Italia per una settimana intera dedicata a questo evento, sarà dal 14 al 20 ottobre. Ecco, questa mi sembra assolutamente un'iniziativa nobile, nobilissima. Ecco, per quanto entrando nel dettaglio del defibrillatore, è un aggeggio, un'apparecchiatura che va a batteria, come deve essere manutenuto? Allora, per fortuna ormai gli apparecchi hanno una manutenzione estremamente bassa, perché le batterie durano dai 3 ai 5 anni a seconda dei modelli, ovviamente a seconda se anche vengono usati o non usati. Ecco, speriamo mai. Però una volta che vengono usati si attiva subito una procedura di assistenza, ogni azienda lo fa, per cui vengono subito revisionati, vengono rimessi nelle condizioni di poter essere utili per successive utilizzi. Comunque non hanno bisogno di essere attaccati alla corrente, tanto per essere chiari, quindi possono essere applicati in luoghi anche aperti, non hanno bisogno di grossissima protezione dalle intemperie, perché vengono fatti in modo tale che resistono anche all'acqua e a tutto il resto, una volta chiusi nella loro scatola. Sono estremamente piccoli e maneggevoli, hanno dimensioni di un pacchetto di 20-25 cm di lato e possono essere collocati ovunque. L'importante è che dove vengono collocati si sappia
certo. In genere c'è la mappa che poi deve essere data anche agli soccorritori del 118, perché se sanno che lì c'è un defibrillatore, già al telefono posso dire allo a quella persona che assiste: prendi il defibrillatore perché tu ne hai uno a 20 metri. Certo, quindi certo. Si mappa, si mette un cartello evidente, che è un cartello internazionale, che è un cartello verde con un cuore, con un fulmine che lo attraversa, che è il segno che lì c'è un defibrillatore semiautomatico, la macchina sì. Che diceva lei. Quindi tutto questo fa parte del corredo, che adesso tutti i luoghi pubblici, le strutture, gli aeroporti, le stazioni, gli uffici postali dovranno avere un simbolo ben evidente, così come c'è per l'estintore e così certo. come c'è per la cassetta di sicurezza. Certo, e questa, ripeto, mi sembra veramente un'ottima iniziativa. Ma tornando un po' al nostro cuore, ecco, dobbiamo ripetere, non ci dobbiamo mai stancare di ripetere quali sono le buone abitudini da mantenere, perché le malattie cardiovascolari, sappiamo, sono in continuo aumento e sono causate proprio da uno stile di vita errato, soprattutto per quello che riguarda l'alimentazione scorretta e l'inattività. Giusto? I due casi della prevenzione della cardiovascolare direi che sono tre, se vogliamo. Lei giustamente ha citato anche il fumo. Sicuramente il cuore sta bene se si mangia bene, si fa attività fisica, ovviamente non si fuma. E il fumare è una cosa aggiunta, il mangiare e l'attività fisica dipendono esclusivamente da noi, ma sono cose che dovremmo fare. Non essere abituati a fare attività sportiva, che non è bisogno che sia un'attività agonistica, ma semplicemente l'uso del proprio corpo in modo tale che si muova almeno ogni giorno 20-30 minuti ogni giorno, già sarebbe una sana abitudine. Ecco. E ovviamente il mangiare, perché quello che noi mangiamo determina poi delle alterazioni. Se mangiamo male, soprattutto se mangiamo tanti grassi animali, ma comunque anche se mangiamo cibi troppo calorici, quindi anche la dieta mediterranea può alla fine determinare dei guai. Certo, se è eccessiva. Dipende poi, ecco, dipende dalle quantità. La pasta asciutta fa benissimo, ma se è troppa diventa grasso. È chiaro. Quindi se noi aumentiamo il contenuto dei grassi nel nostro sangue, ovviamente se ci sono anche predisposizioni genetiche, quelle dipendono dal nostro individuo, tutto questo grasso finisce per poter causare delle ostruzioni alle arterie. Ovviamente le arterie più nobili sono quelle che abbiamo sul cuore, se ci si ostruiscono quelle, noi poi corriamo il rischio di tutte le malattie cardiovascolari. Certo, certo. Ecco, invece parlando di problematica, ad esempio, è abbastanza diffuso il problema, che non è un vero e proprio problema cardiaco, nel senso, io so almeno che il paziente che soffre di angina pectoris non corre nessun tipo di rischio, ma è una cosa abbastanza, diciamo, brutta, mette apprensione, ecco, questi attacchi, il mal di cuore, il male al centro del petto. Chi è che soffre di angina pectoris? Perché viene? Allora, il male al petto è la condizione più frequente di ricorso alle cure del pronto soccorso. Noi insegniamo che un dolore al petto va sempre trattato con la massima attenzione, perché può nascondere appunto un attacco cardiaco. Non è detto che lo sia, certo. Ma sottovalutare un dolore al petto è estremamente grave. Quindi meglio 5 persone in più al pronto soccorso che una persona che invece poi ha una condizione grave, che rimane fuori per paura di aver sopravvalutato questo sintomo. Quello del dolore al petto chiaramente sta anche al medico curante stabilire nell'ambito dei suoi pazienti quali sono quelli che potrebbero correre più rischio di avere una malattia al cuore. Una persona che soffre di pressione alta, che sa di avere già il colesterolo, oppure che fuma, oppure che ha tutte e tre queste cose, o che ha il diabete, se diviene un dolore al petto deve essere forse molto si deve preoccupare, ecco, che ecco. Possa effettivamente essere un ragazzino di 20 anni con un dolore al petto che spesso ha delle caratteristiche del tutto benigne. Se il suo medico sa benissimo che il suo è una condizione di un cuore sano, di una persona sana, ha una bassissima probabilità che sia un evento cardiaco. Fra questi due estremi purtroppo c'è tutto. C'è certo. Tutte le condizioni possibili. Comunque in genere conviene non attendere un dolore al petto intenso, dovrebbe essere sempre osservato in un luogo adatto. Il pronto soccorso adesso hanno dei test, che non è solo l'elettrocardiogramma, ma anche dei test del sangue, che sono addirittura più sensibili all'elettrocardiogramma per svelare anche degli attacchi cardiaci che potrebbero essere misconosciuti con un esame invece più semplice come l'elettrocardiogramma. Quindi praticamente adesso se arriva una persona con un sintomo di questo tipo al pronto soccorso viene fatto subito un test ematico per valutare si se c'è un infarto in corso. Per l'elettrocardiogramma, che il test ematico va ripetuto purtroppo per 3 volte per avere la certezza che certo. sia negativo,
quindi di avere la pazienza alla persona di attendere che vengano fatte le 3 misurazioni a distanza di 4 ore una dall'altra, questo ovviamente soprattutto se il paziente potrebbe essere un paziente a rischio. Dopo 3 misurazioni, quindi nell'arco di 12 ore, si può dire che allora non c'è stato un attacco cardiaco, il paziente può continuare a fare degli studi successivamente in regime ambulatoriale, però non va ricoverato e possiamo escludere che abbia un attacco cardiaco. Se ci basiamo sul solo elettrocardiogramma, a volte si possono prendere degli abbagli perché la malattia si manifesta a distanza di 7, 8, 9 ore e l'elettrocardiogramma nelle prime ore può essere del tutto quindi muto. Potrebbe tornare a posto, diciamo? No, diciamo che non dà ancora segnali perché magari la lesione cardiaca è talmente piccola che l'elettrocardiogramma non la rileva. Questo test che è uscito negli ultimi anni ci consente con una maggiore sicurezza di dire: l'elettrocardiogramma non c'è niente, il test è negativo, allora possiamo dire: signore, guardi che lei non ha un attacco cardiaco in atto. Però è il caso di sottoporsi a ulteriori controlli. Questo è il test della troponina, certo, è un enzima, sì, che viene rilasciato dal cuore nel momento in cui c'è sofferenza per una carenza di sangue alle cellule. Ecco, ma una carenza di sangue alle cellule, quindi in questo caso al cuore stesso, non è sempre uguale, cioè non è sempre della stessa entità, perché ci sono degli infarti, perché poi di questo che stiamo parlando, possiamo dire più intensi e quelli meno importanti? Perché l'infarto non è sempre, cioè l'infarto è l'infarto, no, c'è chi rimane cosciente, chi invece no. Può essere allora, più o meno grave. Allora, infarto varie manifestazioni. Noi diciamo infarto perché è un termine comune ormai usato. Quindi da è quello conosciuto, diciamo. Però noi parliamo in realtà, un termine più tecnico sarebbe la sindrome coronarica. Cioè tutte quelle manifestazioni in cui comunque c'è un difetto sulle coronarie, che può essere l'occlusione completa della coronaria, e allora in questo caso in genere c'è proprio l'infarto classico, che è abbastanza evidente sia anche come sintomi sia come elettrocardiogramma. Ma c'è tutta la zona grigia, che sono le sindrome coronariche in cui non c'è un'occlusione completa della coronaria, con cui sangue può andare e venire, in alcuni momenti si chiude, in alcuni momenti si riapre, sono quelle forme intermedie in cui il dolore arriva, poi può andare via da solo, poi può tornare, addirittura può non esserci il dolore ma solo delle altre manifestazioni, può esserci la condizione in cui queste ischemie, che sono le mancanze di sangue intermittenti, determinano delle alterazioni elettriche del cuore che possono dare come primo fenomeno subito l'arresto cardiaco, senza ancora che si sia evidenziato i segni di un infarto. Certo. Per questo che è così subdola la malattia coronarica. Certo. Quindi attenzione a ogni anche segno che sembrerebbe banale, soprattutto, ripeto, nelle persone che sanno di avere una potenzialità di rischio maggiore, quelle categorie che abbiamo elencato prima. Certo. E questo configura quindi tutto un ambito di malattie acute delle coronarie, che possono essere sia l'infarto classico che tutte le forme, diciamo, minori, tra virgolette, ma sempre estremamente gravi, perché in ognuna di queste si può esitare in un evento drammatico come l'arresto cardiaco, e in tutto questo ci aiuta per fortuna la possibilità di avere esami più sofisticati che ci dicono anche nelle forme minori: sta succedendo qualcosa a quel muscolo, c'è una piccola zona del cuore che è sofferente. E noi sappiamo che l'infarto può essere molto esteso se colpisce una coronaria grande e dare dei segnali evidenti, ma anche un infarto molto piccolino purtroppo può dare lo stesso un evento, una scatenare una tempesta elettrica nel cuore tale da fermarlo all'improvviso. Mamma mia, ci è venuta anche a noi una scossettina elettrica, ci è venuto qualche brivido a pensare a queste cose che purtroppo però sono all'ordine del giorno. Quindi... Però se noi abbiamo più strumenti, esatto, come avere esatto. la paura di un segno, ma se sappiamo di avere l'estintore siamo un pochino più tranquilli. E poi noi siamo qui per fare informazione, proprio per sensibilizzare certo. maggiormente il problema. Io, dottor Petrolati, come sempre la ringrazio per la sua disponibilità, spero di riaverla ancora mio ospite. Volentieri, grazie a voi. Ringraziamo il dottor Sandro Petrolati, direttore del Day Hospital cardiologico del San Camillo Forlanini di Roma.